Ciao, in questo nuovo video voglio mostrarvi tutte le mie cover per iPhone perché non l'ho mai fatto e quindi mi sembrava un video carino e mi era anche già stato richiesto, quindi ho deciso di farvelo. Io ho l'iPhone 5, quindi parto subito a mostrarvi tutte le mie cover che sono abbastanza economiche, cioè non c'è nessuna cover che costi un sacco tranne una, quindi inizio a mostrarvele e spero che il video vi piaccia. Iniziamo! La prima cover è questa qui, che è una cover che penso sia una volpe azzurra, che ha le orecchiette, le zampine dietro la codina. E questa qui l'ho presa da Bon Pretty Store. Questa è una di quelle cover morbide che voi potete anche accartocciare, tipo lanciare, però non si rompe e protegge anche molto bene il telefono, quindi ve la consiglio. Ed è una cover molto carina, molto sfiziosa, costa 5 euro, quindi si può fare. Altra cover è questa qui, sempre di Bon Pretty Store, questa invece è tutta bianca con degli intrecci fatti col filo ed è anche argento ai lati e dietro. È molto carina, è proprio un effetto tipo specchio. È molto carina, costa sui 5-4 euro, quindi è molto carina, molto economica e si può anche fare. Altra cover, questa molto particolare perché appunto è un infradito, io l'ho avuto in estate, è un infradito viola con lilacci fucsia, molto carina. Questa qui è un po' più rigida delle altre, cioè rigida rispetto alla prima che vi ho mostrato, ed è della SBS, che è un marchio che io ho preso all'iper nel supermercato, nell'ipermercato, quindi è molto carina e è sfiziosa, è carina. Questa qui l'ho pagata 11 euro, però diciamo che me l'ha pagata mia nonna, mi voleva fare un regalo e mi ha regalato questa, quindi vabbè, però è molto carina, la trovate anche comunque dal cinese, quindi se volete risparmiare potete trovarla risparmiando. Altra cover è questa qui, sempre fucsia, ed è una di quelle cover che protegge interamente il telefono, cioè si apre così, qui c'è la calamita che lo chiude, e io la utilizzo quando piove per non far bagnare lo schermo. Questa appunto qua si mette il telefono ed è nero, qua c'è una specie di camoscio che non penso sia camoscio e poi qui è fucsia, molto carina, pagata 5 euro, sempre dal cinese. Altra cover è questa qui di Subdued o Subdued, non so come si pronunci, che ha tutte queste rose con scritto Dreamer e l'ancora. E questa qui mi è stata regalata da una mia amica. Anche se qui comunque è un po' spelacchiata perché l'ho usata tantissimo, ma in generale queste cover sono resistenti perché appunto non si è rotta, proteggono molto bene, sono anche molto carine, molto originali, in stile proprio, mi ricorda tanto lo stile di Brandy and Merville, quindi mi piace un sacco e quindi boh, si possono anche dare un'occhiata a quelle cover lì perché non ti vengono un patrimonio, quindi anche questa. Altra cover è questa qui, color bordeaux metallico. Qui è dura, mentre qui è nera, morbida, e protegge benissimo il telefono. Anche questa l'ho pagata 3 euro dal cinese, 3 o 5 euro, non ricordo. L'ho presa sempre dal cinese ed è bellissima, una cover fantastica. Altra cover è questa qui, che sembrerebbe un bumper, in realtà non è un bumper perché questo pezzo dietro si può staccare. Qui è fucsia, appunto, in colore rosa, e qui dietro ha il contorno nero ed è trasparente, molto carina, l'ho pagata 3 euro al mercato, quindi costa molto poco. Penultima cover è questa qui è piena di strass e glitter, tutta argento, però mi si è rotta e l'ho pagata a 20 euro. È la prima cover che ho preso perché l'ho presa subito dopo aver comprato l'iPhone, mi serviva in fretta per non rovinarlo, quindi l'ho presa, però si è rotta nel giro di 3 giorni. Ed è questa qui. Questa qui la trovate da Trony, Euronics, quei negozi di elettronica famosi, insomma. Ultima cover è questa qui, questa l'ho presa a Napoli ed è bellissima, ha le roselline, gli strass, il fiocchetto, tutto un cuore, altre rose, altri strass, qua mi si è staccato uno strass ma lo riattacco, mi è caduto prima e quindi è molto graziosa, pagata 4 euro al mercato, quindi si può anche fare. E niente, quindi questo era il mio video sulle cover che mi è stato anche richiesto, quindi l'ho fatto. Se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciare un pollice in su. E fatemi sapere se può interessarvi vedere il video sul mio telefono, sul mio iPhone aggiornato con le nuove app che ho scaricato. Vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao!